L'alterna a tutti ragazzi, qui Slendark del Nerdy Shonen e oggi sono qua di nuovo su Batman Arkham Knight. Non sono però, sono in post commentario semplicemente perché come negli altri episodi ho perso registrazione e robe varie, cioè ho perso l'audio e robe varie, però niente di che. Qua avevo incontrato uno dei blindati, diciamo mezzi blindati, diciamo si può dire speciali così, che ho trovato, e devo dire che viene anche bene questa volta essere in post commentario, perché ragazzi c'è un po' di roba da dire. Allora, innanzitutto voglio dire che per quei due o tre che seguiranno i miei video, praticamente NBA 2K16 lo comincio appena finisco Batman Arkham Knight, quindi direi che un mesetto passa prima di cominciare, perché Batman Arkham Knight ho troppi video da fare. Quando finirò la serie comincerò a caricare le missioni secondarie, ho deciso, anche se poi sentirete più avanti negli altri video sempre di Batman, che le caricherò alternando, ma non è vero. Infatti, vabbè, niente di... poi lo scoprirete andando avanti. Sono anche troppo in ritardo rispetto all'uscita del gioco e altra gente che ha già finito il gioco. Le missioni secondarie arriveranno, NBA 2K16 arriverà e arriverà anche... ed finirà anche se intro 3, così poi posso fare altro, perché purtroppo il tempo di caricamento è quello che è e io carico un video al giorno se va bene, quindi quando capita, però ormai era 2-3 giorni che non è così. Qua però siamo in Batwing, quindi bisogna seguire quello che ha fatto il Batwing. In questo caso il Batwing aveva trovato, aveva analizzato ma per cercare il nubifragio, ma non l'aveva trovato. Però si chiama Harry Adams dal nostro, diciamo, cave agli studi cinematografici, e si dice che c'è un problema perché Harley Quinn è arrivata. Ma Harley Quinn non è semplicemente arrivata, ma come vediamo gli tira una bastonata in testa. Sono stabili. Oh, non sono stabili? Perché non provi a guardarti allo specchio qualche volta? Alfred, quindi come potete come se siete riusciti a seguire bene il discorso che ha fatto, lei ha vuole liberare i quattro personaggi, cioè Harry Adams in realtà è quello che sta bene, però gli altri li ha liberati perché appunto vuole Joker. Poi volevo dire un'altra cosa, adesso nel mentre che c'è il viaggio, anche se è tagliato. Per la prossima settimana volevo far uscire la recensione di Batman Arkham Knight sul canale dei Nerdy Shonen, perché lo dovevo già fare, ma in 9 giorni ho avuto 11 verifiche a scuola, quindi non sono riuscito a fare tanto. Comunque, qua alla fine era un semplice, tra virgolette. Bisognava eliminare tutti gli scagnozzi che c'erano davanti alla porta, per poi aprirla, per andare giù e dare le botte a Heidi. L'unico problema è che mica è troppo facile. Quindi un po' menando gente coi coltelli che truccate in faccia perché sono seguaci di Joker, giustamente. Questo scontro qua non era neanche troppo difficile, ma se ho poca vita è semplicemente perché non ero potenziato, e siccome non avevo mai giocato ancora e non avevo mai preso tanti potenziamenti, ho fatto veramente merda. Cioè, nel senso, ha scelto o sbagliato, perché ho aspettato a fare le missioni secondarie quando invece bisognerebbe farle subito e sviluppare al meglio il personaggio. Quindi spacchiamo le mazze in testa alla gente, li estordiamo tutti, sono fuori combattimento. Andiamo per aprire la porta. Apri. Impronta vocale errata. Accesso negato. Ed è chiusa. Ben sensativo, fatto un mostro. Harley ha cambiato il codice d'accesso vocale. Posso regolare il modulatore che ho preso al conducente del cavaliere per sentirti. Quindi adesso semplicemente è una fase dove ho premuto tasti a casaccio perché non capivo bene come si faceva. Bisognava regolare la voce, infatti sintetizzatore vocale imita gli ordini
imita gli ordini, buono. Serve alla fine per portare verso di sé persone quando hai la voce di qualcun altro. Cioè, ad esempio, con la voce del Cavaliere di Arkham si può portare uno dei suoi scagnozzi verso di te, così lo puoi stordire senza troppi problemi. Qua avevo premuto un po' a caso, ma alla fine ero riuscito a adesso, come vedrete, la riesco a fare al 100%, quindi a riuscire ad aprire la porta alla Saracinesca. Molto semplicemente. 100%, perfetta, va bene, la si può usare. E soltanto che la fregatura di questo momento qua è non è solo quella del fatto che tu riesci ad aprire finalmente. Arrivi lì, apri, ma cosa succede? Senti che arriva qualcuno, allora devi scappare. Infatti c'è Harley che manda su un sacco di persone, compresa lei. E quindi poi tu c'è da mettere KO tutti questi. Infatti questa parte poi io l'ho tagliata facendone vedere proprio gli ultimi e poi il bestione. Harley come sempre è sempre schizzatissima e mi viene anche da dire ma non c'hai freschetto visto che la notte piove, c'è freddo. Alla fine all'inizio, perché voi vedete questi qua che entrano, però non ci sono solo questi perché poi si sparpagliano un po' per tutto, quindi c'è un attimo da guardare, farli spostare con il sintetizzatore vocale che è capitato proprio a fagiolo, l'hai trovato lì. E poi disattivare le torrette chiaramente per entrare. Quindi è un pezzo che risparmio perché vorrei, non voglio chiaramente annoiare con queste parti qua, quelle di combattimento a parte l'ultima che ho fatto vedere. Quindi questo qua lo mettiamo KO molto semplicemente, anche perché è meglio quando qualcuno è vicino alla grata, è meglio farlo venire vicino alla grata e non fargli controllare la grata perché... Perché sì. Qua invece bisognava molto semplicemente disattivare una torretta. Che tra l'altro qua stavo sbagliando perché io stavo disattivando questa qua che sto distruggendo. Però per sbaglio ho fatto la cosa giusta, quindi ne ho disattivata una e adesso disattivo l'altra. Molto semplicemente, però manca ancora qualche giovanotto da mettere KO. Questo qua non mi ha visto molto attenta, io ho proprio un deficit dell'attenzione trascurabile, ma che non è un problema. E quindi gli ultimi che ci mancano sono questo, in questo caso, che è messo KO, e il bestione. Il bestione, siccome era tipo il secondo che affrontavo, giustamente non ero stato, cioè, come vedrete adesso, avevo fatto proprio schifo. Anche perché pensavo che lo stordimento si facesse con più colpi, invece io ne davo sempre 3 o 4 o 5 o 6, come ho fatto adesso. Perché non avevo capito che qua c'era da parare, però, cioè da schivare, perché in realtà tu gli dai un sacco di botte. L'ho capito proprio dopo questa volta qua. Comunque vorrei dire che il prossimo episodio di Batman Arkham Knight arriva già al più presto possibile ed è col commentario live. Alcune missioni secondarie dovrebbero essere senza commentario, però vabbè. Tipo quelle, alcune non le faccio neanche vedere, faccio vedere solo l'ultimo per i ricercati. Però non è un problema perché adesso abbiamo finito e finalmente andiamo belli tranquilli. Andiamo belli tranquilli e soprattutto vi voglio far notare un bellissimo particolare, perché adesso qua mi sono intrufolato qua facendo i saldi mortali. Scendiamo anche qua, mi rigiro e siamo qua. Buono, si può entrare, andare nell'ascensore che ci porta giù. E voglio farvi notare una cosa. Qua sull'ascensore c'è una cosa che ho riscontrato. Io ho detto la discesa durerà 15 secondi. Guardate quanto dura. Se non giri la telecamera e non vedi una cosa, la discesa dura, puoi farla andare in eterno senza che succeda niente. E in questo caso non capivo, vi voglio far vedere quanto stava durando, perché dicevo devo stare attento, no? Se ci sono gli scagnozzi devo stare attento. E giustamente ho preso tutti gli angoli dell'ascensore tranne quello utile. Infatti ho detto ma non è che mi devo tipo girare? Vengono dubbi, perché vedevo che non così, allora ho detto aspetta che mi giro. Ah, vedi? Ed era tutto un modo. Infatti la discesa mi sembrava durasse un po' troppo, ma perché devi parlare con Joker? Boh, scelte discutibili come... Cioè, nel senso, potevi farmelo benissimo, cominciare a parlare dietro, io mi sarei girato e così evitavo di perdere tutto quel tempo a star lì a guardare un muro che scorre.
davanti ai miei occhi. Tanto poi le mie opinioni su questo gioco le dirò tutte. Che tra l'altro, anche volendo, qua Joker avrebbe già dovuto smettere di parlare con l'ascensore. Cioè, avrebbe continuato a parlare anche con l'ascensore fermo. Potevano benissimo fartelo parlare mentre eri fermo giù ad aspettare, però dicevano non ascolta perché si fa prendere dal movimento, quindi avrebbe fatto casino. Cioè, sarebbe andato a menare subito la gente. Vabbè. In teoria qua dovremmo arrivare. In teoria. Eccolo lì, incredibile. Sembra che siamo scesi nelle profondità più profonde della Terra. Qua ho sbagliato perché... Ho sbagliato. È semplicemente colpa mia. E molto semplicemente lo butto giù perché si fa così. Lo meno, tanto non se ne accorgono. Harry Adams è rannicchiato. Mamma mia l'italiano. Qua apri e ti di... E poi arriverà Harley che dice: ma come hai fatto ad aprire? Signorina, vada tranquilla. Qua allora bisogna fare un po' di casino perché c'è tanta gente, ma c'è anche Robin che fa casino con noi, infatti. Più avanti, se non prendiamo botte in faccia, si prendono anche... Qua non so perché ho saltato via, non lo so, a volte... Io nei combattimenti così che scatti avanti e indietro, non lo so, a volte mi trovo bene, a volte no. Qua però gli diamo una botta sonora in fronte. Non avevo visto ancora il KO di coppia, ma lo facciamo proprio adesso sul grosso. Lo volevo fare sul grosso perché i grossi non, a volte non ne ho voglia. La mia anima non ha voglia di menare la gente. Robin comunque col bastone tipo quello di Goku che si allunga. Qua potevo fare un altro KO di coppia, ma ho detto vabbè dai, cominciamo a menare. Poi mi sa che l'ho fatto all'ultimo, tanto per essere spettacolari. Esatto, proprio adesso. Se lo lancio, spacchi il pavimento. Dai, su. Finiamo questi due. Con botte molto pesanti. Pam. 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 Rompendo anche cosa. Boh, quindi andiamo là, dove c'è lo schermo. No, andiamo da questo qua che è ancora sveglio a fargli domande. Interroghiamolo, dai. Lo scagnozzo di Harley. Tutto bello truccato. Gli infetti, dove sono? Non sono infetti, sono Joker. Ce li ha Harley. E non se ne andranno finché non ti avranno ucciso. Come ci ha trovato? Va bene, tanto di sicuro ci riuscite. Io glielo direi. C'ho le bande blindate e blindate. Sicuramente non me ne frega. Che vuoi che di ne voi. Oh, forse è più furba di quello che credi. Ne dubito. Controlliamo il batco. Fratellanza del pugno. Va bene. E quindi andiamo allo schermo. Sto isolando l'intero edificio. Nessuno uscirà. C'è ancora Harry Adams qua, che è quello per adesso che è il più buono degli altri. È entrata ora, nessuno. Cioè, quello che non ha subito gli effetti. Stiamo controllando per cercare di capire dove si trovano, anche perché qua dentro è una roba terrificante. Le robe dell'enigmista, una roba terrificante. Io li avrei ammazzati tutti quelli, gli sviluppatori del gioco, con quei due cazzo di 243 enigmi, li mortacci loro. Comunque qua stiamo trovando tutti i vari personaggi e niente. Carisma si trova sul palco. Adesso, tra l'altro, Carisma era veramente carino il modo di batterlo, lo vedrete nel prossimo episodio. Direi quindi che per oggi questo post commentario dell'episodio può finire qua. Spero che seguiate il prossimo episodio, dove riporteremo qua i vari Joker, e ci vediamo al prossimo episodio, comunque, dove sarò io là.